cosa faremo stasera. Allora, ci saranno delle relazioni che riguarderanno vari aspetti della famiglia. Quindi come costruire, ecco, la linea base è come costruire il benessere all'interno della famiglia, come dialogare, quali sono i rapporti che vengono fuori all'interno della famiglia di oggi, quali sono le dinamiche emotive, costruttive e distruttive che noi ci troviamo a vivere e come fare per affrontare anche delle difficoltà, delle dinamiche che sono distruttive, che sono praticamente non funzionali ma disfunzionali. Dopo le relazioni noi avremo, come vi avevo accennato prima, dei workshop esperienziali. Abbiamo pensato di realizzare qualcosa che fosse un po' diverso dalla semplice conferenza, dalla classica relazione. Che cosa sono i workshop? Come vi dicevo prima, chi vuole potrà prenotarsi, saranno dei piccoli gruppi, dei gruppi meno numerosi di quello che è qui in aula presente in questo momento e lavoreremo insieme su degli aspetti emozionali che si hanno all'interno della famiglia. Il primo workshop ha il titolo di Storia e di vita familiare ed è tenuto dalla dottoressa Caglietta, dalla dottoressa Giacobbe e dalla dottoressa Guariglia. In cosa consiste questo primo workshop? Vi do un'idea in modo che voi possiate anche scegliere il tipo di workshop a cui partecipare. Si tratterà, se verranno affrontate, delle tematiche di vita molto particolari. Quindi praticamente verrà affrontato il caso di un figlio transessuale, il caso di un'adolescente rimasta incinta precocemente e il caso di una disabilità. Con le dottoresse si affronteranno le dinamiche che sono presenti, che si possono attivare in situazioni del genere, come fare in modo che anche in presenza di situazioni così particolari, così intense da un punto di vista emotivo, si possa praticamente lavorare con costruttività. Il secondo workshop è ritrovarsi genitori. In cosa consiste questo workshop? Praticamente verrà tenuto dalla dottoressa Piser e dalla dottoressa Di Filippo e si tratterà di osservare le emozioni che nei genitori vengono attivati di fronte a dei comportamenti dei propri figli, quindi durante l'evoluzione, no? Il percorso evolutivo dei propri figli. E poi avremo il terzo workshop che è quello delle sculture familiari che verrà tenuto dalla dottoressa Luisa Petrosino, dove praticamente verrà drammatizzare le emozioni che possono presentarsi all'interno della famiglia, vengono drammatizzate in una cornice, diciamo, esterna. Quindi le emozioni hanno modo di essere visualizzate, le emozioni interne hanno modo di essere visualizzate all'esterno attraverso delle drammatizzazioni che poi vi farà vedere la dottoressa Petrosino. Oltre questo abbiamo praticamente le relazioni. Le relazioni riguarderanno, vi dicevo, la famiglia, quindi i figli, le relazioni, come praticamente lavorare, avere dei rapporti con i figli di oggi, e questo verrà affrontato dalla dottoressa Madaio. Come comunicare, quindi avremo una relazione sulla comunicazione e verrà tenuto dalla dottoressa Otranto, e le emozioni che ci sono in famiglia dal dottore Vito Lupo e delle emozioni specifiche per quanto riguarda la coppia che verrà invece tenuto dal dottore De Sio. Le relazioni poi verranno spiegate un pochettino meglio man mano che i vari relatori interverranno. Allora, io introduco l'argomento di oggi che è benessere in famiglia. Benessere in famiglia, chiaramente io inizio facendovi vedere quella che è la famiglia
la famiglia di oggi. Certamente vedete che il tema della famiglia è stato sempre un argomento che ha suscitato molto interesse da parte degli studiosi nel campo della psicologia e della psicoanalisi. Tant'è vero che a partire da Freud noi ci siamo sempre interessati di trovare quelle condizioni che potessero assicurare il benessere in famiglia. Perché è così importante assicurare il benessere in famiglia? È importante perché si è visto che la famiglia, qualsiasi sia la composizione familiare, qualsiasi sia la strutturazione, è un contenitore importantissimo per lo sviluppo psico-emotivo, per uno sviluppo costruttivo del bambino. Al contrario, una carenza affettiva, una separazione precoce o una distorsione nel rapporto che il bambino vive all'interno della famiglia chiaramente porta a delle conseguenze che sono disfunzionali o addirittura patologiche per la crescita del bambino. È una famiglia che presenta una maggiore complessità rispetto alla famiglia di ieri e una maggiore problematicità. Ha una maggiore complessità non soltanto per quanto riguarda la struttura, ma proprio per i rapporti, per le dinamiche emotive e relazionali che si strutturano all'interno della famiglia. Innanzitutto noi abbiamo un cambiamento nella struttura, voi stesso lo vedete, no? Nella vita di tutti i giorni abbiamo delle famiglie supernucleari con un unico figlio, perché il cambiamento dei ruoli non permette più delle genitorialità multiple come avveniva prima, però di fronte a questo abbiamo anche delle famiglie super estese, cioè delle famiglie che si ricompongono, sono estese proprio perché sono formate da più famiglie, no? In seguito alle separazioni che noi viviamo ultimamente. In tutto questo assistiamo anche a un cambiamento nella trasmissione delle competenze genitoriali. Prima sappiamo che le competenze genitoriali venivano trasmesse in maniera molto naturale di generazione in generazione, perché la nuova famiglia viveva spesso nella stessa casa della famiglia di origine. Ora questi rapporti sono molto meno frequenti, no? Non si vive più insieme, molto spesso si vive anche a notevoli distanze, quindi non c'è più questa naturale trasmissione così come avveniva prima. In tutto questo, quello che risulta evidente è il senso di disorientamento dei genitori, non supportati più da una famiglia d'origine, non supportata ancora da un ambiente sociale circostante, noi assistiamo a un disorientamento a livello genitoriale. E a fianco a questo disorientamento noi assistiamo molto spesso ad una non completa consapevolezza di quello che vuol dire essere genitore, essere madre ed essere padre. Molto spesso noi assistiamo a coppie genitoriali che non sanno che o non si rendono conto, non hanno elaborato il fatto che essere genitori, accogliere un figlio al proprio interno, vuol dire praticamente mettersi in discussione completamente come persone. Che cosa vuol dire? Vuol dire che un figlio impone di confrontarsi in primo luogo con se stessi, impone di confrontarsi con le proprie paure, con le proprie ansie, con le proprie aspettative, con i propri desideri. Allora, se una madre o un padre o un genitore in generale, ecco, non ha superato le proprie ansie di separazione, la paura nell'affrontare la vita, trasmetterà inevitabilmente questa paura al proprio figlio. Le paure dei genitori diventano paure dei figli. Un'altra cosa che noi vediamo ultimamente è una grande attenzione per quello che succede fuori. Il voto, la valutazione scolastica, quello che deve fare in orario extrascolastico, c'è sempre, però non c'è ancora una sufficiente attenzione per quello che riguarda il mondo interiore, i vissuti interiori del proprio figlio. Quindi quello che succede dentro è ancora poco analizzato, poco valorizzato dagli stessi genitori. Nel caso poi delle famiglie adottive, vedete, molto spesso
non si analizzano, non si prendono in considerazione quello che è il passato. Molto spesso si tende a rimuovere il fatto che ci sia stata un'adozione. Questo crea nei bambini un vuoto interiore. Allora, io vorrei un attimo concludere con una frase, con delle frasi molto belle e secondo me molto incisive, prima di dare la parola alle mie colleghe, ai miei colleghi. Essere genitori nella famiglia di oggi vuol dire farsi terra per aiutare i propri figli a sviluppare delle radici che si possono strutturare solo con l'attaccamento, con la formazione di un attaccamento fiducioso. Essere genitori oggi vuol dire farsi culla per proteggere i propri figli e quindi dare protezione, sentimento che si sviluppa soltanto e non solo con le coccole fisiche, ma anche con un interesse costante che noi genitori dobbiamo manifestare per la loro vita. Essere genitore vuol dire farsi ponte per proiettare i nostri figli verso il futuro, e questo si può ottenere solo abbandonando le nostre ansie, gli atteggiamenti iperprotettivi e modificando i nostri atteggiamenti man mano che i figli crescono. Winnicott, a questo proposito, usa un'espressione molto bella: parla di madre sufficientemente buona. E la madre sufficientemente buona non è quella madre che dice sempre sì in ogni caso ai propri figli, ma è quella madre che riesce a modulare il proprio intervento sulla base di quelle che sono le necessità dei propri figli. Quindi riesce anche a tirarsi indietro per stimolare e favorire l'autonomia dei propri figli. Farsi binario, essere genitori oggi vuol dire farsi binario per dare un contenimento e delle regole, per dare dei limiti ai propri figli che sono importanti per formare una persona che sappia affrontare la vita anche nelle difficoltà. Nel caso dei genitori, dei figli adottati, essere genitori vuol dire anche farsi memoria per tenere insieme il passato e il presente, il conosciuto e lo sconosciuto. Quindi essere genitori oggi vuol dire favorire l'incontro tra due mondi, che è l'incontro, il mondo dei genitori e il mondo dei figli, per iniziare un'avventura, non sappiamo dove si porterà, ma che può essere una scoperta meravigliosa. Allora, io vi lascio con questa breve introduzione e vediamo cosa c'è da scoprire ora, nel qui ed ora di questo momento. Passiamo alla dottoressa Madaio, che praticamente oltre ad essere una psicologa è anche presidente, ora lo dirà anche lei, Forte Da, di un'associazione che tratta i disturbi dell'alimentazione. Lei parlerà di come cavarsela con i figli d'oggi. Figli perfetti, figli senza limiti, genitori che sono figli dei propri figli? Vediamo un po' cosa ci dice la dottoressa Madaio. Buonasera, vi ringrazio, scusate la voce, ma purtroppo questo tempo non ha conciliato la mia salute fisica. Mi stimola molto questa sala perché questo convegno, naturalmente il pensiero dell'ordine è stato quello di fare un intervento sulla famiglia, e noi avevamo pensato un intervento sui genitori e per i figli. Mi sorprende molto che la maggior parte delle persone presenti in sala mi sembrano più figli che genitori, quindi questo secondo me già la dice lunga sulle dinamiche familiari. Parlo di bambini, ma non parlo solo di bambini. Ai bambini possiamo anche utilizzare come sinonimo i giovani, quindi la maggior parte dei ragazzi qui presenti. Chi sono i bambini di oggi? Chi sono i giovani di oggi? Sono bambini perfetti e bambini senza limiti. Sono bambini perfetti perché sono bambini che non hanno la possibilità di sbagliare. Ma perché questi bambini non possono sbagliare? Perché sono figli di genitori che sono assaliti dall'angoscia di prestazione, perché nel momento in cui c'è il fallimento del proprio figlio, assale l'ansia del genitore, là dove fallisce il proprio figlio è come se fallisse il genitore,
quindi quando c'è un'insufficienza scolastica, quando c'è un problema in una gara agonistica, quando c'è qualcosa che rompe quella perfezione che i genitori hanno in mente, quindi là dove fallisce il figlio, automaticamente si cambia scuola, si cambia sport, non c'è nessuna messa in discussione della soggettività del bambino o dell'adolescente che affronta questa difficoltà. E sono le attese narcisistiche dei genitori che rifiutano di misurarsi con questo limite, attribuendo ai figli progetti di realizzazione obbligatoria. Non esiste nessun tipo di formazione senza il fallimento. È impossibile non sbagliare. È sbagliare la cosa più salutare che ci possa essere. La questione è come fare uscire da questo fallimento e che cosa significa il fallimento. Non esistono quindi i genitori, non esistono figli perfetti come non esistono genitori perfetti. Il mestiere del genitore, se si può chiamare mestiere, è strutturalmente fallimentare, perché è impossibile poter fare tutto alla perfezione. E non esistono neanche i manuali del genitore perfetto, della famiglia perfetta, di tutto quello che, voglio dire, che è lineare, perché questo è un ideale che ognuno di noi ha, ma che automaticamente va contro, collide con le proprie angosce di prestazione. Il genitore bravo è il genitore che sa di essere fallimentare e grazie al suo fallimento può insegnare, può farsi da insegna, ma non da padre esemplare. Il padre esemplare è un padre da incubo. Immaginate appunto un padre che sia all'insegna per tutta la vita della perfezione. Essere destinati, veramente il destino segna all'infinità l'impossibilità di raggiungere questa perfezione che è nella nostra testa. Il genitore deve essere testimone per il proprio figlio, testimone del proprio desiderio, non un diventa come me, ma è una testimonianza che il figlio ritroverà nel corso della vita, quindi non un'insegna strutturale, ma qualcosa che il figlio quando diventa adulto, poi il bambino quando è adolescente, poi diventa adulto, riuscirà a reperire nei propri ricordi, in quello che il padre e la madre sono riusciti a comunicargli, quegli elementi nei punti di impasse, nei momenti di rottura che ognuno di noi incontra nella vita. Quindi se da una parte abbiamo dei bambini perfetti, dei ragazzi perfetti, abbiamo anche bambini senza limiti e giovani senza limiti. Non abbiamo regole. Perché? Perché il tempo della modernità è il tempo del perché no, perché non posso farlo, perché non posso avere questo, perché non posso avere quello, perché è tutto concesso. E questo è dovuto dall'angoscia che i genitori hanno nel dover essere amabili. Credo che nella memoria delle persone forse un po' più anziane, nessun genitore si è mai preoccupato, mio figlio mi ama. Non esisteva proprio questa domanda nell'epoca dei miei genitori o nell'epoca dei miei nonni, nelle epoche passate, perché è una questione dell'attualità, della modernità, quindi dover dire sempre sì per essere amabili nei confronti dei propri figli. E in questo senso si diventa figli dei propri figli, perché i genitori non lasciano il tempo dell'attesa a un figlio. Nel momento in cui chiedono, quando un bambino chiede, quando un ragazzo chiede, viene automaticamente accontentato. Ma questo accontentare, subito, immediatamente, non c'è una sospensione temporale. Mi venivano in mente prima i regali di Natale. I regali di Natale ai bambini vengono consegnati prima del Natale. Cioè, che è una cosa tremenda, perché è finito il tempo dell'attesa. La mattina ci si svegliava e si trovavano i regali sotto l'albero. Addirittura non c'era l'Epifania. Non si aspetta neanche l'Epifania e ci si arriva ancora prima. Quindi la questione fondamentale è che i genitori devono stabilire un limite e sono loro che devono dare questo limite. È il limite che serve per regolare i bambini e per regolare gli adulti del domani. I genitori devono mettere un punto perché devono ristabilire la simmetria genitoriale. Perché non è
culturalmente, logicamente sano il fatto che una madre, un padre possa, come dire, consolare i propri, farsi consolare dai propri figli. Il genitore non deve sapere tutto dei propri figli. Ci devono essere delle parti occulte che, dove i genitori non devono accedere. Il padre freudiano era il padre per Freud era quello che sapeva chiudere gli occhi, che chiudeva gli occhi quando non doveva vedere. Perché un padre che vede sempre, un padre, una madre, mi riferisco al padre come figura simbolica genitoriale, è il padre del grande fratello, è il padre che osserva tutto ed è un padre che produce psicotici. Nella mia esperienza sui disturbi alimentari vi posso testimoniare che tutto questo comporta un punto di impasse e di rottura nelle ragazze in particolare che soffrono di disturbi alimentari. I disturbi alimentari sono proprio la rappresentazione di questo. Un monitoraggio continuo di tutto quello che fanno, c'era una paziente che non riusciva praticamente a, lei deve controllare tutto, quindi quello che mangia, quello che non mangia, e questo controllo continuo è dovuto al fatto che in adolescenza, in età adolescenziale, prima adolescenza, scuole medie per capirci, non aveva orari, usciva alle 9, si ritirava alle 3, alle 4 del mattino, le amiche erano, dice, ma tu hai dei genitori fighissimi, sono dei genitori mostruosi. Perché è un genitore che non mette il limite, che non dà la regola e che sviluppa poi nel seguito una sregolatezza in tutto questo. I genitori, essere quindi genitori significa introdurre un no, che sia davvero un no, ma allo stesso tempo essere capaci di incarnare un desiderio vitale e capace di realizzazione. Visto che ci sono parecchi studenti, mi auguro che ci siano anche degli insegnanti, credo che la questione, la difficoltà che abbiamo oggi da un punto di vista educativo si può sviluppare su due punti. La difficoltà di assumersi la responsabilità delle differenze generazionali, il potere simbolico dell'interdizione, dei professori non tengono la posizione del docente, ma che cercano di mettersi al pari dei propri allievi per essere il più piacevole possibile, come il padre che racconta i suoi problemi ai propri figli, e che è una cosa che sconvolge gli adolescenti, i ragazzi, anche i bambini. E la difficoltà nel trasmettere il desiderio, credo che questo sia il punto di impasse della società moderna, che riguarda un po' tutto, riguarda la politica, riguarda la società, riguarda le istituzioni, la scuola, la famiglia, è un discorso a 360 gradi. E la difficoltà nel dare testimonianza del proprio desiderio. Quali sono le responsabilità della famiglia di oggi? La famiglia non è la causa delle patologie, la famiglia non è il virus dell'anoressia, la famiglia non è il virus degli attacchi di panico, la famiglia non è il virus della tossicomania, la famiglia non è il virus, non è la causa, è il soggetto che sceglie la propria patologia. La psicanalisi su questo ha una posizione molto forte e molto dura. E la questione è che abbiamo sempre la possibilità di fare qualcosa di quello che gli altri hanno fatto di noi. Abbiamo sempre la possibilità di fare qualcosa di quello che gli altri hanno fatto di noi. Ognuno di noi veste un abito, mi piace immaginarlo così, veste l'abito che gli hanno cuciuto gli altri. Quindi la mamma, il papà, il fratello, il nonno, gli insegnanti, l'abito. Arrivato a un certo punto quest'abito non va bene e quindi quest'abito deve essere modificato e viene modificato da ognuno di noi con il proprio essere. E quindi quando quest'abito viene modificato ci possono essere degli strappi di questo vestito e cadere in momenti di impasse. Le famiglie che funzionano, perché ci sono delle famiglie che funzionano, sono delle famiglie che nutrono, ma non con la pappa, che nutrono con il desiderio. Che cosa significa trasmettere il desiderio ai propri figli, trasmettere il desiderio ai propri alunni, trasmettere il desiderio ai propri dipendenti? Significa darne una testimonianza, dare testimonianza dell'amore di un padre verso la propria moglie, dare testimonianza per il proprio lavoro, dare testimonianza per una passione che può essere anche una scuola di calcio. Che può essere la cucina, qualsiasi cosa, è dare testimonianza di un desiderio, che c'è qualcosa che va al di là, per non essere troppo, in,
troppo interdittori, troppo dare soltanto delle sentenze e, come dire, andare troppo sui propri figli senza dargli lo spazio di poter crescere. È già stato detto tanto. Quello che mi preme sottolineare è che comunque quando vi sono delle difficoltà tra genitori e figli, spesso non si tratta di un non amore, non si tratta di un conflitto particolare, ma spesso si tratta di una difficoltà della comunicazione. Quindi capire bene come comunicare è importante per, diciamo così, non arrivare poi in un'età più avanzata ad avere delle interiorizzazioni o delle problematiche con i propri genitori non risolti, poiché vi sono stati dei difetti comunicativi all'inizio. La comunicazione genitori-figli è molto importante. I genitori, tutti i genitori, parlo delle famiglie tra virgolette normali, non delle famiglie disfunzionali, tutti i genitori amano i propri figli. Su questo ci metterei la mano sul fuoco, me lo possono anche testimoniare i genitori che sono in sala. Però non sempre l'affetto del genitore viene dimostrato in una maniera adeguata. Noi abbiamo tanti modi per comunicare l'affetto, ma spesso non sappiamo come utilizzarlo. L'amore è difficile da manifestare. Sicuramente è difficile manifestarlo, forse perché alcuni genitori sono presi dagli impegni, sono presi dal lavoro, quindi non pongono la giusta attenzione a quelli che sono i bisogni primari del bambino. Il bisogno primario del bambino è amare ed essere amato, e quindi ricevere tutto ciò che può prendere dalla figura di riferimento, quindi generalmente la madre o il padre. Come fa il bambino a capire che il genitore prova affetto per lui? Il bambino non comprende il linguaggio verbale o quantomeno lo comprende, ma forse non gli basta. Quindi il bambino ha bisogno di essere amato fisicamente, ha bisogno di essere amato attraverso gli sguardi, attraverso il contatto visivo, attraverso i sorrisi, attraverso gli abbracci, perché il bambino è come se in quel momento, con l'abbraccio della madre, con l'abbraccio del padre, con l'abbraccio della figura che per lui è importante, si ricaricasse, e quindi è come se fosse una batteria che ricarica ogni giorno e continuamente l'amore dei suoi genitori. E questo è molto importante per costruire una personalità che poi sia una personalità che è in grado di affrontare le sfide del mondo, le lotte del mondo, quindi una personalità sicura, una personalità che non ha degli... una personalità che è in grado di convivere con quello che la vita quotidiana gli pone davanti, perché noi sappiamo che la vita ci pone davanti sia a delle esperienze positive, ma anche a delle esperienze che non sempre possono essere definite tali, quindi anche delle esperienze negative e quant'altro. Quindi è importante che il genitore manifesti visivamente e attraverso un vero e proprio contatto questo affetto che prova verso il figlio. Un'altra cosa importante per comunicare con i propri figli è il linguaggio. Noi comunichiamo continuamente con il linguaggio e i bambini assorbono, soprattutto nell'età infantile, quando sono piccoli, come una spugna, tutto quello che succede nell'ambiente circostante. E quindi parlano i silenzi, parlano le liti fra i genitori, tutto parla con i figli, e quindi anche l'ambiente circostante è importante per un bambino che ha con una personalità che si sta per andare a costruire.
Anche il linguaggio vero e proprio è importante per comunicare con i propri bambini. Io ho sentito di alcuni genitori lo fanno e lo fanno anche non pensandoci, ecco, utilizzano delle frasi che noi definiamo depotenzianti, del tipo quando il bambino compie una marachella o insomma qualcosa che non doveva fare, si utilizzano frasi del tipo sei un bambino cattivo, oppure se continui così Dio ti punirà. Prima si usava, non lo so se adesso, però questa cosa del Dio che comunque è un Dio punitivo, un Dio che non è un Dio che accogliente, un Dio protettivo, ma un Dio che punisce. Questa cosa è un concetto che è un po' radicato nelle vecchie generazioni di genitori e che quindi viene utilizzato spesso come frase da dire al bambino. Oppure ci sono dei genitori particolarmente poco attenti che utilizzano frasi del tipo non ce la farai mai, oppure ma come mai tuo fratello sa fare questa cosa e tu no? Questa è una tipica frase che per un genitore che ama il proprio figlio dice ma io non sto dicendo niente di male, sto motivando il mio figlio a fare una cosa perché la sa fare anche il fratello, quindi anche l'altro figlio la può fare. Invece il bambino purtroppo recepisce tutto il contrario, recepisce che il fratello sa fare questa cosa e che lui non sarà mai in grado di farla. Quindi dobbiamo stare attenti purtroppo anche a quello che diciamo, ma soprattutto perché i bambini quando sono molto piccoli, appunto essendo delle spugne, assorbono veramente tutto e quindi veramente sono sensibili alle frasi che noi utilizziamo. Mi viene in mente il caso di una bambina che aveva perso la nonna da poco e che lei era molto attaccata a questa nonna. Allora la madre, per consolare questa bambina che piangeva perché non aveva più la nonna, utilizzava una frase del tipo ma se tu piangi la nonna piange. Allora questa frase detta dalla madre naturalmente era una frase di tipo consolatorio, però in quel particolare frangente la bambina percepiva che percepiva una sorta di senso di colpa, quindi si colpevolizzava per la morte della nonna, perché se lei piangeva la nonna era triste, di conseguenza aveva assunto una sorta di colpevolizzazione della morte, quando in realtà si poteva, diciamo così, elaborare il lutto della nonna attraverso un altro tipo di comportamento, come ad esempio condividere un evento bello, un'esperienza bella che la bambina aveva vissuto con la nonna, però attraverso appunto la guida della madre. Quindi io ho una personalità, le insicurezze, le paure originano da quando appunto siamo bambini. Io vorrei concludere con questa frase di Dorothy Nolte che rispecchia un po' quello che ho detto sino ad adesso. Se i bambini vivono con le critiche, imparano a condannare. Se i bambini vivono con l'onestà, imparano a essere sinceri. Se i bambini vivono con gentilezza e considerazione, imparano il rispetto. Grazie. La parola al dottore Lupo. Grazie a tutti, ringrazio le colleghe e soprattutto voi di essere qui. Bene, parto dal presupposto che tutto si origina nella famiglia. Sembra scontato dirlo, ma fin dalle primissime ore, fin dai primi giorni che seguono alla nascita di un bambino, le prime interazioni con la madre, con il padre, con chi si prende cura del bambino, hanno un'influenza fondamentale, non solo per quanto riguarda aspetti legati allo sviluppo psicologico o alle cure, diciamo, fisiologiche, eccetera, eccetera, ma mi riferisco in particolare ad una sorta di memoria emotiva che il bambino acquisisce fin da queste primissime interazioni.
si costituiscono quindi dei ricordi emotivi indifferenziati, ovviamente non chiari. Diciamo che dalla fanciullezza, dalla prima infanzia in poi, questi ricordi di queste emozioni provate diventano più lucide, ma già le emozioni molto indifferenziate e vaghe, diciamo così, dei primissimi 2-3 anni di vita già hanno un'impronta fortissima che influiranno poi sullo sviluppo della personalità e sul carattere del bambino quando appunto sarà adulto. Sembra scontato dire allora che un clima familiare sereno e equilibrato contribuisce quindi a favorire lo sviluppo di una personalità equilibrata e di un benessere psicologico che porterà poi la persona adulta ad avere un buon adattamento e a vivere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di relazione o di esperienza anche personale. Ci viene da fare quindi da chiederci che cosa possiamo fare, che cosa possiamo cambiare nel nostro comportamento nei confronti dei figli per aiutarli a vivere meglio, a stare meglio. Ai genitori allora posso provare a chiedere: ma sapete veramente chi sono i vostri figli? Che cosa vogliono? Quali sono le loro aspirazioni, i loro desideri, le cose che amano oppure quelle che odiano? A questo punto mi viene da pensare che siano effettivamente queste le cose importanti che contribuiscono, ecco, ad una buona interazione all'interno di una famiglia, e non magari sapere se hanno studiato oppure che voto hanno preso oppure dove sono stati la sera precedente, se hanno fatto tardi. Non è allora importante, a mio parere, capire, cioè sapere con chi sono stati, per dire, la sera precedente, ma capire perché hanno preferito, ecco, passare la serata in un pub o in discoteca anziché in un altro posto, ecco. Quindi bisogna stare attenti a tutti questi aspetti e non solo, ecco, al bello o al buono o al cattivo punto a scuola. È importante poi cercare di tenere conto anche delle insoddisfazioni personali dei coniugi. Magari una coppia, ecco, un po' in conflitto, oppure magari anche problemi pratici, un licenziamento, problemi economici, ecco, non lasciarsi travolgere da questi aspetti negativi e scaricare poi questo vissuto di frustrazione, di infelicità, di malessere sui propri figli. Ovviamente non vuol dire che bisogna far finta di niente nei confronti appunto dei figli, però cercare di far vivere anche una situazione negativa che si vive all'interno della famiglia in una maniera costruttiva, favorire, ecco, un buon dialogo anche in questo senso. I genitori quindi anche nelle situazioni negative, a mio parere, dovrebbero favorire lo sviluppo di un corredo emozionale, di una serie di capacità nei bambini, negli adolescenti, per vivere bene. Devono impartirgli, diciamo così, delle istruzioni, tra virgolette, per motivare continuamente se stessi, favorire il coraggio, nel senso di favorire la motivazione a raggiungere determinati scopi, nonostante le frustrazioni, nonostante gli insuccessi, cercare di gestire gli impulsi distruttivi o quelli pessimistici. A questo punto allora vediamo che questa sorta di consapevolezza o intelligenza interpersonale, o come qualcuno l'ha definita intelligenza emotiva, a mio parere risulta essere più utile e più importante, per certi aspetti va ad influenzare l'intelligenza classica, cioè quella cognitiva, il rendimento, ecco. Allora è più importante che i figli si sentano intelligenti e non che siano intelligenti, oppure è più importante che vadano con piacere a scuola piuttosto che vadano benissimo, ecco, a scuola. Passo poi ad un altro argomento, che è quello della collera. Purtroppo accanto, diciamo, a tutta una serie di esperienze positive ci sono
esperienze emotive estremamente negative che vengono vissute all'interno di, fortunatamente, alcune famiglie. La colla è un sentimento altamente distruttivo che può portare a delle conseguenze disastrose che magari scaturisce per piccole sciocchezze. Nella vita di tutti i giorni capita spesso di arrabbiarci per sciocchezze come magari qualcuno che non ci dà la precedenza a uno stop in auto, oppure all'interno della famiglia, ecco, ci si può arrabbiare tantissimo per sciocchezze come, che so, quando un figlio passa su un pavimento che è stato appena lavato dalla madre, oppure perché magari lascia in disordine il bagno, oppure la propria camera. Ovviamente c'è la differenza tra collera e l'essere adirati, oppure nel fornire delle modalità educative ai figli. Spesso appunto questo sentimento di collera diventa incontrollabile, diventa uno sfogo dannoso, comporta un dispendio di energie altissimo, porta magari anche a stravolgere i rapporti tra genitori e figli, oppure tra coniugi stessi, quando poi invece bastava semplicemente fermarsi un attimo a riflettere e cercare appunto di controllarla, di gestirla. Bastava semplicemente chiedersi: ma vale la pena che io mi arrabbi così tanto con mio figlio, con mio fratello, con mia sorella, con mia madre, perché è un discorso che riguarda tutti i membri, oppure con un amico, ecco, se lo vogliamo spostare al di fuori della famiglia, vale la pena arrabbiarsi così tanto per questa sciocchezza? Veramente questa cosa mi faceva arrabbiare così tanto? Quindi, a mio parere, è opportuno, è un comportamento intelligente quello di cercare di gestire questi impulsi rabbiosi che spesso appunto ci assalgono e vogliono venire fuori come, diciamo così, una lava in un cono di un vulcano che certe volte vuole esplodere e non riusciamo a controllare. In quei casi, lo so che non è facile dirlo di a farlo, varrebbe la pena appunto fermarsi un attimo a riflettere e cercare di gestirla. Come quindi potremmo pensare all'idea di che è come se ci fossero due cervelli, ecco. Uno che è rapido, veloce, impulsivo e distruttivo, un altro che invece dovrebbe analizzare, ponderare e considerare la situazione. Accanto all'aspetto emotivo, credo, sono convinto anche che ci sia un'influenza enorme del clima emotivo che si vive all'interno della famiglia anche sullo sviluppo cognitivo del bambino e anche sul rendimento scolastico, ma in generale rendimento in tutti i settori della vita, anche nel lavoro, anche nel rapporto con gli amici o rapporti sentimentali. E non dubbio negare, come qualche collega ha già detto prima di me, che genitori ansiosi creano figli ansiosi. Le paure dei propri genitori vengono appunto trasferite ai figli. Figli ansiosi ovviamente vivono tutto secondo questa modalità. Immaginiamo, ecco, un bambino ansioso, un adolescente ansioso che deve affrontare un esame o un'interrogazione nel nostro caso, oppure che deve semplicemente prendere la parola magari in classe. Non gli è stato instillato all'interno della famiglia quella serenità, quella fiducia, quella sicurezza, e quindi può vivere tutti questi aspetti con più o meno gravi difficoltà. Conosco persone che hanno enormi difficoltà per fare un esame universitario, oppure semplicemente per gestire al meglio uno studio o un'interrogazione in classe. È importante quindi che anche i litigi all'interno di una famiglia non siano, ecco, litigi, ma siano delle discussioni, dei litigi, ecco, costruttivi in questo senso. Molto spesso poi si assiste anche ad una sorta di trasmissione transgenerazionale del benessere familiare, nel senso che
certe modalità di vita emotiva si trasmettono da una generazione all'altra. Quindi i nonni trasmettono la propria ansia, le proprie paure, i propri timori ai figli, che a loro volta molte volte contribuisce a questo clima familiare negativo anche le credenze. C'è una sorta di credenza, di convinzioni riguardo alla propria famiglia. C'è un modello familiare, ecco, che si trasmette. Alcune volte i genitori dicono: la mia famiglia ha fatto così, mio padre ha fatto così, mia madre ha fatto così, quindi lo do per scontato che sia positivo e anche io faccio lo stesso. Invece bisogna anche mettere in discussione criticamente il comportamento dei genitori. Non c'è nulla di male a prendere consapevolezza del fatto che magari i propri genitori possano aver sbagliato. In ogni caso io considero l'aspetto importante che è quello di trasmettere nel bambino fiducia, positività. Il bambino, anche l'adolescente, deve essere curioso, deve essere ottimista, deve avere una grossa autostima, deve essere continuamente incoraggiato. Come diceva qualcuno prima di me, non bisogna mai parlare in termini negativistici del proprio figlio. Ecco, certamente non tutti potranno scalare l'Everest o diventare Maradona, però non bisogna appunto dire non ce la farei mai, oppure è pigro, oppure dire, ecco, come diceva qualcuno, il fratello va meglio a scuola. Quindi bisogna instillare quella fiducia di base che, come i miei colleghi coglieranno la citazione di Rick Erickson, che è indispensabile poi per garantire uno sviluppo di una personalità forte, stabile ed equilibrata, che porterà a dei successi emotivi, relazionali, familiari, ma anche scolastici, professionali. Immaginate un adulto che è vissuto per 20-30 anni in una famiglia ansiosa che trasmetteva insicurezza, mancanza di fiducia, si trova a fare un colloquio di lavoro. Avrà sicuramente enorme difficoltà, vivrà questa cosa con grossa ansia. È importante anche l'affetto e l'amore tra i coniugi, anche, come ho già detto, in seguito a problemi magari pratici. Quindi, perché il malessere di un coniuge, di un singolo coniuge, si trasmette sia all'interno della coppia genitoriale, sia nei confronti dei figli, sia per l'intera famiglia. Quindi ci sono delle conseguenze negative che si trasmettono a tutte queste entità, diciamo così. Cosa fare allora per cercare di educarsi emotivamente e di educare con attenzione a questi aspetti? È più facile a dirsi che a farsi che a dirsi, ecco. È come se si dovesse accendere una lampadina nella nostra mente. Bisogna interrompere certi pensieri automatici che si danno per scontati, interrompere certi comportamenti e prestare attenzione a tutti questi aspetti, a tutti questi aspetti emotivi che troppo spesso sono sottovalutati. Quindi il mio invito è quello di aiutare i vostri figli ad aiutarli a crescere, e voi figli, mi riferisco a tutti questi ragazzi che ci sono, aiutate i vostri genitori a farvi crescere, perché non si finisce mai di crescere. E concludo citando una frase di una vecchia canzone di Eugenio Finardi, che diceva: crescere sì, ma mai diventare grandi. Grazie. Il dottore Desio parlerà della coppia. Per formare una famiglia, o la famiglia parte da una coppia, dalla coppia coniugale che poi diventa coppia genitoriale. Allora, il suo intervento si intitola, il titolo di Quando la coppia scoppia, quindi ci parlerà di quelle situazioni che portano la coppia a scoppiare, quindi quelle situazioni che portano la coppia a non sentirsi più coppia, ma ad essere in contrasto, in conflitto tra di loro, e ci darà delle indicazioni per risolvere dei conflitti ed evitare quindi che delle incomprensioni, delle difficoltà possano poi portare, diventare così distruttivi da portare la coppia a scoppiare. Prego.
Allora, innanzitutto volevo presentare la collega professoressa dottoressa Anna Cappuccio, psicoterapeuta, perché giustamente nell'impeto della presentazione altrui non si è presentata, quindi colgo l'occasione per presentarvi io stesso. È facile incontrarsi una sera in discoteca, c'è una scintilla, gli sguardi, si decide di stare insieme, si sta bene e poi nasce la coppia, perché chiaramente io qui stasera parlerò della coppia altamente formalizzata, la relazione di coppia altamente formalizzata, che è appunto il matrimonio, ma quello che ho da dire in realtà può essere applicato a qualsiasi relazione di coppia, anche meno formalizzata. E quando la coppia nasce, iniziano a nascere anche i problemi, solo che attualmente la coppia è sola di fronte al dilemma. Questo è un problema che stiamo affrontando, che ci porterà a una crisi e a una rottura, o è qualcosa di in qualche modo inevitabile, qualche cosa di fisiologico? Perché in questo momento non esiste un modello di riferimento univoco. E quindi scopo della terapia di coppia è appunto quello di fornire gli strumenti più adeguati per la risoluzione di queste problematiche. L'Italia, soprattutto l'Italia settentrionale, un poco meno per l'Italia meridionale. Eppure eppure i dati sono contraddittori, perché forniscono anche delle componenti di speranza, in quanto nonostante questi gravi problemi appunto attestati dalle numerose separazioni, dai numerosi divorzi, ciò nonostante la relazione di coppia rimane un referente obbligato per la società occidentale. Quindi il matrimonio come un referente centrale della società, al di là delle differenze che in questo momento, anche differenze di genere, attraversano ogni relazione di coppia.